Francesca Borghetti, per la prima volta alla regia di un documentario tutto suo, diciamo così. Sì, è così. Parliamo della locandina, parliamo della ciliegina sulla torta. Alla fine di questo lungo percorso in cui ho raccontato la storia non facile di una donna iraniana in alta montagna, la ciliegina sulla torta è questa locandina. Perché Elena Carrozza, l'art director che l'ha ideata e realizzata, ha colto tutto quello che doveva cogliere, cioè tutto, perché Nasim in questa immagine arrampica non solo una montagna, ma arrampica qualcosa di più grande di lei. E però questo sfondo rosa ci dice che lo fa sapendo bene che è una donna e non rinunciando alla sua femminilità. Ecco, la cosa che mi ha incuriosito di più è, come diceva Thomas Mann, tutto è politica. Invece nel documentario si dice che non fa politica in realtà Nasim, ma arrampica fondamentalmente perché le piace lo sport. L'idea è chiaramente al contrario, nel senso che sembra che sia veramente un messaggio anche di liberazione questo che sta lanciando, di liberazione, diciamo, anche così velatamente, ma fondamentalmente poi quando la vediamo in questa con la scuola che ha messo su alla fine, vediamo che sta assolutamente facendo qualcosa di grandioso per l'Iran. Sì, penso che il vero messaggio politico di Nasim sia che ogni rivoluzione parte da se stessi, solo decidendo che si vuole essere la persona che si vuole essere, si può riuscire a superare qualsiasi limitazione in qualsiasi contesto. Quindi quello che lei fa con la sua piccola scuola effettivamente è quella di insegnare ad arrampicare la montagna, la roccia, però nello stesso tempo dando a tutti i suoi allievi questi strumenti di fiducia in se stessi, fiducia che tutte le capacità ce le hanno già dentro di loro e se non si sentono adeguati in verità devono guardare ancora dentro di sé e toccare il nucleo vivo che le rende persone vive. È un messaggio di risveglio quello di Nasim. Partiamo dall'inizio adesso. Okay. Come ha conosciuto Nasim? Come è stato il primo contatto? E se lei era appassionata di arrampicata o comunque di sport all'aperto? Sì. Allora, il primo contatto è stato grazie al lavoro dei giornalisti. Incontrato una storia, la sua storia su un giornale, le immagini che la ritraevano così com'era, cioè arrampicata alla roccia con lo sguardo verso la meta, mi hanno molto colpito, capendo che fossero le montagne iraniane ancora di più, quindi proprio boom, mille campanelli si sono accesi nella mia testa e così sono partita per effettivamente un lunghissimo viaggio di apprendistato. E di apprendistato di un paese che conoscevo poco, ecco, il free climbing effettivamente io non lo conoscevo, cioè semplicemente mi piace tuttora la montagna, però mi limito all'escursionismo, però sento qual è la fatica di arrivare in vetta, questa la conoscevo, adesso la conosco ancora di più perché stando dietro a Nasim ho dovuto, come dire, cimentarmi su terreni sempre più difficili. L'arrampicata me l'ha fatta scoprire lei in fin dei conti, ho dovuto proprio capire l'ABC, mi sono informata eccetera e poi per la prima volta ho arrampicato in Iran con lei, quindi Nasim è la mia maestra, però in verità io non avevo tempo perché stavo arrampicando pure io, stavo cercando di realizzare questo lavoro che aveva delle difficoltà oggettive, raccontare la vita di una donna iraniana, mostrare la vita di una donna iraniana che vive in Iran e soprattutto aprire una nuova via sulle Alpi, non era facile, però l'abbiamo fatto. Ecco, ci sono due cose che mi interessano moltissimo. Uno, com'è stata questa esperienza in Iran, così da straniera, perché l'idea che noi abbiamo è sempre questa di un paese dove la donna assolutamente non può fare nulla, sempre velata, eccetera. E la seconda, questa idea stupenda di aprire una via attraverso il crowdfunding, poi diventato personale. Se ci può raccontare queste due cose... Sì, allora, che sono diciamo due arrampicate nell'arrampicata. Sì, sì, è stata tutta un'arrampicata, dove la vediamo c'è sempre stato da arrampicare. Infatti adesso mi sento come fossi in cima alla montagna, sto respirando. E dunque, per quanto riguarda l'Iran,
mi ha colpito subito. Comunque fa molto la differenza quando vai in Iran. Io sono andata in Iran la prima volta in epoca Obama, in un clima di distensione, di apertura. Ho trovato un paese straordinario, dinamico, giovane, colto, pronto, pronto a cambiare le cose in maniera naturale, un paese progressista. E poi l'ultima volta ci sono tornata a febbraio del 2020, dopo un paio d'anni già di amministrazione Trump, e ho trovato un paese depresso, senza speranza, completamente disilluso e che fatica, perché le sanzioni sono penose, con gente che parte, lascia il proprio paese. Ho conosciuto persone giovani, creative, che non hanno alternative se non lasciare il proprio paese che amano. Questo è stato proprio, l'ho toccato proprio da vicino, quanto un contesto internazionale che si muove in maniera arbitraria e casuale, perché le sanzioni di Trump sono state così, decise per caso, perché non si capisce perché prima invece Obama ha siglato degli accordi, e vedere dentro la vita delle persone come viene condizionata e viene distrutta. In questo io sono stata di fianco a Nazim, nel come lei è stata vicino a me, perché la vicenda del crowdfunding, che se vogliamo mi ha fatto toccare quanto noi siamo dipendenti dall'America, noi che crediamo di essere liberi, noi europei, e purtroppo non lo siamo, perché a livello economico qualsiasi nostra transazione economica con la carta di credito paga una revenue a un sistema di pagamento che autorizza le nostre transazioni, anche quando si tratta di raccontare una storia. Questo è stato abbastanza scioccante per me come cittadina europea, sapere che non sono libera di raccontare una storia e soprattutto che pago una quota agli Stati Uniti. Questa cosa ci dovrebbe far riflettere di più. Poi, sì, questo. Sì, perfetto. Che cosa le resta di questa esperienza? Penso sia stato abbastanza lungo girare anche questo documentario. Quindi... Sì, diciamo che il colpo di fulmine c'è stato 4 anni fa. E dato che a livello proprio di tensione emotiva non ho mai mollato, sono 4 anni, anche se in mezzo ci sono state tante altre cose. E, cosa le resta? Cosa ha imparato? Ho imparato tantissimo. Ho imparato che di fronte a tutte le difficoltà, proprio come nell'arrampicata, ci si può muovere un po' di lato, un po' sopra, mollare la presa, ritentare, ma non demordere di fronte a un obiettivo che riteniamo vitale. E quindi io è come se avessi toccato fino in fondo questo mio, come dire, questo bisogno vitale che era raccontare questa storia. Quindi mi ha insegnato che ce la possiamo fare. Grazie mille e bocca al lupo per tutto.